Hey Cooch, ben ritrovati la vostra, Andrani 41 su Inazuma Eleven, tre lampo folgorante. E andiamo allora dal signor Hillman a chiedere chi sarà il nostro avversario per questa prima fase delle finali del Football Frontier International. Ovviamente finali inteso come fase finale, ovvero o vinci o perdi, quindi non c'è via di scampo. Se vinci passi, se perdi via, fuori dalle palpebre. Non iniziamo con le parolacce, difficilmente le dico, quindi cerchiamo di restare un canale family friendly. Vediamo Hillman, immagino che lo conosciate già, ma ripetiamo ancora una volta le regole del torneo, non si sa mai. Sì, nel caso io non abbia giocato da anni. Ci sono 10 squadre in totale, tutte provenienti dal girone di qualificazione regionali. Le squadre saranno suddivise in due gruppi, gruppo A e gruppo B. Le squadre di ciascun gruppo si affronteranno tra di loro. Per una vittoria si segnano 3 punti, per un pareggio 1 punto e per la sconfitta 0 punti. Una volta disputate tutte le partite, le due squadre con più punti per gruppo passano alla fase a eliminazione diretta. Quindi le 4 squadre migliori si sfideranno per la finale, vero? Esatto, e l'Inazuma Japan è nel gruppo A. Quindi i vostri avversari saranno l'Italia, l'Argentina, l'Inghilterra e gli Stati Uniti. Quindi giocheremo contro Rick e Bobby. La prima partita è fra 2 giorni. I vostri avversari sono i Cavalieri della Regina dell'Inghilterra. Nello scorso video ho detto che in inglese si chiamano Queen's Knight, o in giapponese, quindi fatto tipo Queen's Knight, o no, come pronunciano i giapponesi le parole inglesi che non le sanno pronunciare. In realtà è Queens of a Knight, Queens of Knight, Cavalieri della Regina, Knights of a Queen, Cavalieri appunto della Regina, era giusto per precisare. Secondo le mie ricerche, Edgar Partinus, il capitano, possiede una tecnica di tiro incredibilmente potente e è probabilmente uno dei migliori giocatori del torneo. In effetti è una tecnica particolare. Ci sarà proprio da divertirsi, siamo in un torneo mondiale, ragazzi, e è arrivato il momento di fare sul serio. In effetti la tecnica di Edgar Partinus, o Partinus, questo nome inglese, un po' l'accento, dovrebbe essere Partinus, ma non è proprio preciso, è una tecnica particolare che si rifà appunto all'Inghilterra e ai tempi medievali, ma poi lo vedremo. A parte che l'abbiamo visto all'inizio del gioco, nella prima scena iniziale, quindi alla fine. Pensa che sia davvero una buona idea, allenatore Travis? È l'occasione ideale per conoscere i nostri avversari. Che cosa? Che succede, Silvia? Cos'è quella lettera che hai in mano? È un invito per una festa da parte dei Cavalieri della Regina. Cosa? Una festa? Sì, dicono di voler creare inscindibili legami di amicizia prima della partita. La festa si terrà stasera nell'area inglese. È richiesto un abbigliamento formale. Formale? Che significa? Significa che devi indossare un abito da sera, giacca e cravatta. Uno smoking, è presente? Con un affare intorno al collo che sembra una farfalla. Un papillon? Un farfallino? Ah, diamine, no, dici sul serio? Ma certo. Il rigido gradito del gentiluomo inglese impone di indossare un abito da sera negli incontri formali. Qui dice che hanno preparato i vestiti per noi, possiamo trovarli in un negozio dell'area inglese. Vogliono che andiamo a prenderli per indossarli prima della festa. Questa gente non lascia niente al caso, vero? Chissà che spasso le loro feste. Comunque, credo che sia una buona idea conoscerli meglio prima della partita. Dai, ci divertiremo, andiamo a cercare il negozio con i nostri abiti. Ora puoi accedere all'area inglese, bene. Puoi controllare la situazione quando vuoi, vabbè sì, insomma, la situazione del torneo la sappiamo, noi vinciamo e gli altri perdono. Non c'è molto da discutere su quale sia la situazione. Mi sono allenato un altro po', ho sconfitto la Neo Japan che mi ha droppato il pass per la Neo Japan Plus, quindi insomma una Neo Japan ancora più forte, di 10 livelli massimo, l'ho battuto un altro 5-0, li ho fatto, come è ovvio. Poi ho affrontato i Fire Dragon vincendo 3-0, mi sembra, e mi hanno droppato però comunque con un po' di fortuna il pass per i più forti dell'Asia. Quindi una volta che ti droppano quello puoi sfidare tutti quanti i migliori del girone asiatico. Se vinci quella puoi sbloccare gli oggetti che hai lì e sono davvero importanti quegli oggetti, quindi la prenderò appena possibile e faccio vedere quello che esce. Allora è questa l'area inglese, wow! Che bella, è tutto così calmo e rilassante. Ehi, Mark, non andartene in giro da sola, perché non dai una mano a una di noi? Voglio dire, Silvia, Cammy o io, forse avremmo bisogno di una mano per organizzare i preparativi per la festa? Va bene.
In effetti non ci ho mai pensato, però a quanto pare anche Celia è attratta da Mark. Cioè, voglio dire, in teoria erano Silvia e Nelly, ma anche Celia? Mark, abbiamo bisogno di lavoro per organizzare i preparativi per la festa! Che scocciatura, Mark! L'altra lì non ci ha fatto. Ci ha visto. Ci ha visto senza far niente e ci ha mandati qui a prepararci per stasera. Credo di capire cosa succede. Difficile scegliere, vero, Mark? Eh? Che vuoi dire? Allora, Mark, chi scegli? Pensaci bene. La scelta è alquanto facile. Celia. Cosa? Davvero scegli me? Ah, la cosa non mi convince, ma va bene, andiamo. Il negozio si trova a nord, andiamo. Cioè, mo non ti convince. Prima hai detto che siete in quattro, nell'episodio di ieri, a fare gli occhi a cuoricino. Praticamente sì, quando... Non proprio nei manga classici, nei manga spinti. In effetti, quando, diciamo, si è innamorati, si fanno gli occhi a cuoricino, non scendiamo nei dettagli, si fanno gli occhi a cuoricino. Se tu mi dici 10 minuti prima che fai gli occhi a cuoricino e poi mi dici non ne sono molto sicura, spiegami cosa è successo in 10 minuti. Ad ogni modo, giusto per avere un succo generale di quello che sta succedendo, no? Benvenuti nell'area inglese dove l'eleganza e la tradizione sono di casa. Non voglio vedere la tua splendida fontana. Ah, grazie allora. Fate come a casa vostra, ok. Ma non capisco, il cavallo è finto oppure è un cavallo che ha un'armatura? Mark, è notato che Jude e Caleb vanno più d'accordo ultimamente? Dopo quella tecnica insieme hanno instaurato un rapporto di amicizia. Beh, Caleb è sempre stato scontroso, ma almeno ora si scambiano qualche parola. Ma sicuramente è meglio di prima. Durante la partita contro la Corea vi ho visti giocare davvero uniti per la prima volta. Continuerete sempre così, vero? Certo! Non vedo l'ora di vedere come giocano i Cavalieri della Regina. E tu? Beh, anch'io. Oh, ma dai, non hai mai visto giocare i Cavalieri della Regina? Non sai che ti sei perso? Giocano il calcio più spettacolare al mondo. Durante le fasi eliminatorie non hanno perso la palla una sola volta. E il loro capitano, Edgar, è magnifico, semplicemente affascinante. Tutti i migliori club fanno la corte. Ok? Ah, è il cavaliere più cavaliere che ci sia. Quando tocca la palla mi vengono i brividi. Ah, Edgar mio, Edgar, dove sei, Edgar? Ma finiamo, per favore. Tutto bene? No, è inutile. Ormai è in un mondo tutto suo. Grazie, abbiamo finito almeno. A quanto pare la partita contro i cavalieri della regina non sarà una passeggiata. Non fatevi trovare impreparati, Mark. Se lo dici tu. Questo cavallo merita il mio rispetto. È riuscito a fissarmi senza battere ciglio. Non fa... Non nitrisce? Oh, guarda questo cavallo bianco, che meraviglia! Quali sono le vostre pa... Vi levate da qui, per favore? Ho deciso, Mark, voglio diventare un gentiluomo inglese! Ogni enigma ha una soluzione... No! No, dai, questo è Layton! Poveri noi, Jack è fuori di testa! Questa era la parodia di Layton, dai! Grande, Jack! Vecchio Spill, ottimo. Però Jack può fare solo la parte di Luke. Dove diavolo è il negozio? Ah, qua sopra, e beh. E beh. Oh, Silvia. Oh, Axel. Che dici, Axel? A quanto pare hanno mostrato la cerimonia di apertura alla TV dell'ospedale di Tokyo. Giulio ha detto che mio padre l'ha guardata dall'inizio alla fine senza dire una parola. È proprio il suo modo di fare. Quindi è andata bene, Jude. Axel. I nomi. Quindi possiamo dire che è andata bene. Il tè è così rilassante, se lo dici tu. Oh, il negozio. Questo qua devo comprare un po' di roba, assolutamente. Buongiorno, signori. Se non sbaglio, voi fate parte dell'Inazuma Japan. Questi sono gli abiti messi da parte per voi. Spero siano di vostro gradimento. Di solito non porto le gonne se non a scuola. Pensi che questo abito mi starà bene? Devo per forza dire di sì. Davvero? Oh, guarda, c'è qualcosa attaccato sul bavero. Vai così, baby. E andiamo, un'altra vecchia spilla. Mia cara, accetta questo dono in omaggio al tuo fascino da parte di un gentiluomo. Grazie mille. Anche io devo imparare le regole del gatà per la serata di gala. Andiamo a parlare con Jude. Eccolo qua. Eh sì, devo comprare un bel po' di roba perché faccio molte amichevoli. E quindi, insomma...
La roba serve, la roba per ricaricare i punti. Attenzione però, oggetti. Le mappe ho detto che lo sarò più in là. Che suono. C'è una novità sugli amichevoli nei sotterranei della Raimon Junior High. E la chiave della palestra. Sono andato nella palestra, non c'era nulla. Vuota completamente. Non è ancora finito di gironzolare per questo posto squallido? Tutti questi edifici snob mi fanno venire volta stomaco. Lo so, Caleb. Lo so, non è bello. C'era un oggetto lì! Dannazione! Mark, quale pensi sia il sentimento più forte che lega le persone di questa terra? Sai, a volte temo che sia l'odio. Sì. Prendi il caso di Jude e Ray Dark. Si odiano così tanto che non saranno mai in grado di fare a meno l'uno dell'altro. Malgrado tutto, gli occhialini che indossa sono... non importa, non fare caso a quello che ho appena detto. Che sono di Ray Dark lo sappiamo. Lo sappiamo dal primo in Azume Eleven. Ah, sembra che abbiamo davvero tutto quello che serve per questa serata di gala. Non ci è voluto molto in effetti. Già, c'è ancora tanto tempo a disposizione. Ti andrebbe di dare un'occhiata in giro insieme a me? Se per te non è un problema, io tornerò ad allenarmi, visto che abbiamo ancora un po' di tempo libero. No, nessun problema. Cerca solo di non far tardi alla serata di gala, intesi? Ma certo, ci vediamo tra poco. È fatto così. Arriverà in ritardo, stravolta e ricoperto di fango, lo sappiamo tutti. Già, forse hai ragione. Perché abbiamo lasciato andare via allora? Perché non avete un cervello. Attenzione, c'è Paolo Bianchi. Mario Rossi non era disponibile. Ciao amico mio, ci incontriamo di nuovo. Tu, che ci fai qui? Sto cercando una persona, pensavo potesse trovarsi qui nell'era giapponese. Ma a quanto pare mi sbagliavo. Stai cercando una persona? Chi? Non ti preoccupare amico mio. Allora, è questo il campo della grande Inazuma Japan? Mi scuso per essere entrato senza chiedere permesso. Ciao! Non fa niente! Comunque io mi chiamo Mark, Mark Evans. Piacere di conoscerti. So bene chi sei. Sei il capitano di Inazuma Japan, non è vero? Ti ho visto alla cerimonia di apertura. Lascia che mi presenti di nuovo. Sono Paolo Bianchi, della nazionale italiana. Piacere di conoscerti. Ehi Paolo, mi è venuta l'idea. Visto che sei qui, perché non ci facciamo una partitella? Cosa? Io e te? Certo, perché no? Tu tirai, io paro, ok? Sì, dai, giochiamo a calcio! Ah, sempre entusiasta, Mark, pieno di energie. D'accordo, prova a prendere questo. Wow, che scatto! C'è quasi morto per pararla, ha fatto un urlo. Caspita, che parata! Non credevo che in Asia ci fosse un portiere così forte. Che tiro portentoso! Il pallone mi è quasi scappato via. Niente male, Evans, niente male. Anche tu sei stato bravo. Mi ha ricordato come ci si diverte col calcio. Ma la mia missione consiste nel realizzare i sogni di vittoria degli italiani col bel gioco. E se vinciamo l'FFI, i sogni degli italiani e il mio sogno di infanzia si avvereranno. Ed è per questo che vinceremo. Viva l'Italia! Sempre. Ah, davvero? Beh, sappi che non ci lasceremo battere così facilmente. Mi fa piacere sentirtelo dire. Ehi, Bianchi, ecco! Torres! Thiago Torres. Da quanto tempo non ci vediamo, vecchio mio? Chi è, lo conosci? Scherzi. Davvero non sai chi sia Thiago Torres? Anche lui è stato presentato alla cerimonia d'apertura. È il capitano dell'impero, la nazionale argentina, anche noto come la fortezza delle Ande. Grazie a lui l'impero non ha subito nemmeno un gol nei turni di qualificazione. Cosa? Nemmeno uno? Wow, davvero sorprendente. Ciao, io sono Mark Evans della squadra giapponese, piacere di conoscerti. Wow. Eh? Ehi! Forza Paolo, giochiamo. Vediamo se riesce a superarmi. Non sarà facile. Avanti! Scusami Thiago, ma ho già detto capitano Evans che avrei giocato con lui. Potremmo giocare tutti insieme. Mi piacerebbe scoprire come gioca un difensore di fama mondiale. Va bene, se è questo che vuoi.
Bene, allora siamo d'accordo. Tu vai in porta. Vabbè, per forza, sono un portiere, tu sei un difensore e lui un attaccante, ci siamo tutti. Allora ragazzi, arrivo! Mamma mia! Troppo facile! Caspita! Wow! Sei riuscito a fermare Paolo, incredibile! Sì, guardalo! Sto solo cominciando a scaldarmi. Hanno completato la padronanza del pallone. Sembra quasi che si attaccate ai loro piedi. Allora è così che giocano i giocatori di livello mondiale. E questo non è niente. Mark! Sì? Che succede? Chi è che viene sul campo da gioco vestito come se fosse una serata di tango? Tango, è arrivato. Tango e Cash. Per l'amor del cielo, Mark, che ci fai ancora qui? La serata di gala è già cominciata. Ah, già, la serata di gala. Scusatemi, ma devo proprio andare, è stato davvero divertente. Ci vediamo presto, d'accordo? Ci vediamo sul campo, più che altro. Quello è il capitano della squadra giapponese? Ha un'aria interessante, ma anche ingenua. Non mi sembra pronto per il mondiale. Lo credi davvero? Forse hai ragione. Ma ha anche un certo... non so che. Qualcosa che gli altri giocatori non hanno. Hai osservato i suoi occhi mentre giocava? Che passione gli brucia dentro! È stato un vero spettacolo. Presto ci affronteremo, capitano Evans. Non vedo l'ora. Molto presto, però, dopo l'Argentina, se non sbaglio. Vai nell'area inglese, vestito con la tuta. Pronti? Oh, benvenuto, che piacere vederti qui. La serata di gala è già cominciata, entra pure. Scusate, sono in ritardo. Ma se... in effetti sì. Hai capito? Allora, cara Cammy, questo è il famoso Mark Evans, capitano e cuore della Inazuma Japan. Ma perché non sapete dire Japan? Allora, sarebbe da dire Japan, veramente, in inglese. Ma al limite Japan, proprio... Sei tutto coperto di fango, sei sempre il solito. Com'è possibile? Mi dispiace del ritardo. Non c'è nessun problema, mia cara. Il fiore che sboccia per ultimo è il più prezioso. Chiedo scusa? Oh, mi sono dimenticato di presentarmi. Perdona la mia scarsa galanteria. Sono Edgar Partinus, il capitano dei Cavalieri della Regina. Al vostro servizio. Allora lo chiamo Partinus e non Partinus. Anche perché Partinus è un po' volgare, quindi Partinus. Io sono Mark, Mark Evans, piacere di conoscerti. Bene amici, che i festeggiamenti continuino. Fate come se foste a casa vostra. Siate i benvenuti nella nostra dimora. Grazie per non avermi neanche calcolato. Ma prima, capitano Evans, occupiamoci del tuo abbigliamento. Del resto non vogliamo che ti senta a disagio. Veramente non vorrei far sentire a disagio voi, visto che io sono impresentabile. E vorrei anche stringerti la mano, come nelle nostre usanze. Ma forse preferiresti lavartela prima. Forse tu preferisci che io mi lavi la mano, perché non vuoi stringere una mano sporca, vero? Puh, prego, per piacere. Facciamo così allora, no? Me la lavo con lo sputo. In mezzo alla fontana! Giusto, laviamoci in mezzo alla fontana. Qua, vai, sciacquati. Non posso sciacquarmi. Come mi cambio? Ecco Mark, questo è l'abito che la squadra inglese ha preparato per te. Puoi indossarlo per favore? Nah, non c'ho voglia. Cambiami donna! Bene, prendi pure il vestito. Adesso credo che tu debba metterlo così. E poi so come si infilano le gambe dentro ai pantaloni. Signore, ci permetta. Mio Dio, in tre? E voi chi siete? In effetti, sì. Ma sì, Celia che guarda. Ma Celia era porca. Ecco fatto, signore, pronto. Proprio non se ne frega altamente. Lei, io guardo, che me ne frega. Caspita, è questo che si intende per abiti formali? Non si sta molto comodi. Se la ride partito. Cosa c'è di così divertente?
Assolutamente niente, capitano Evans, devi scusarmi. Sono solo sorpreso di quanto ti stia bene questo abito. Ehi, stai forse ridendo di Mark? Ti conviene cambiare tono. Credi che stia ridendo di lui? Forse però zimodi da campagnolo non ti consento di capire che lo stavo solo elogiando. Beh, non mi sembra proprio. Kevin, adesso basta. Ti sembra il momento di metterci a litigare? Ricordati che siamo ospiti. Nonostante tutta la nostra buona volontà, mi sembra che i rapporti tra le nostre squadre rimangano ostili. Pertanto, proporrei di risolvere ogni contrasto giocando una partita. Cosa? Quale strada rigata non prevede un po' di divertimento dopo tutto? Avanti, dirigiamoci verso il ponte. Mi hai fatto cambiare per poi farmi ricambiare un'altra volta per giocare una partita. I toni di questa serata di gara stanno diventando un po' troppo accesi. Già, pennino alla mano. Oh, ma c'è anche Bobby lì. Bobby Shearer, cosa ci fai tu qui? Ah no, Arwen, ma è uguale. Ci affronteremo senza esclusione di colpi, sei pronto? Allora cominciamo. A meno che non facciamo uno contro... No, ci siamo ricambiati. Le regole sono molto semplici. Se riuscirai a parare il mio tiro vincerai. Farò un solo tiro. Ci sto. Molto bene, tieniti forte. Ecco che arriva. La spada del sacro paladino incombe su di te. Preparati a subire il potere di Excalibur. Oh, che bella. Non esiste che non pari quel tiro. Mark! Sembra che l'Inghilterra abbia conseguito la vittoria. Sì, però contro gli spagnoli avete perso. Oh! Ti è piaciuta? Ti ha messo a ridere? Forse non ha capito di essere stato appena sconfitto. No, non l'ho capito. Edgar, è stato davvero straordinario. Non riesco a credere che tu abbia un tiro così potente. Mi ha superato senza che potessi pararlo. Ho provato a fermarlo e bam! Ho le mani che ancora tremano. Questo sì che è calcio di prima categoria. Non posso credere che affronteremo dei calciatori così dotati. Mark! Qualcosa non va, capitano? Non credo. L'Inazio Majapen potrebbe rivelarsi un avversario più ostico del previsto. Sì. Bene, ragazzi, da domani ci dedicheremo ad allenamenti intensivi. Abbiamo ancora tanto lavoro da fare. Sì, capitano! Oh cielo, che ingenuità. Non avete visto ancora niente. Ok. I quattro giocatori che giocano nelle sfide con te sono cambiati. Sì, è vero. Ad ogni modo, torniamo agli alloggi e prepariamoci alla partita. La serata di gala è finita, quindi stiamo anche quasi per concludere questo episodio. Ma prima penso che ci sia una cosa molto importante da fare. Mi duole fare gli episodi in tre parti, ma verrebbero... Se li facessi di due parti, verrebbero un'ora e mezza ciascuno, quasi. Quindi devo per forza dividerli in tre parti. Bene, per oggi è tutto. È ora di riposare. È notte, grazie al cavolo. Evans, hai imparato niente che ti potrà tornare utile nella prossima partita? Sì, mister. Allora vai a dormire. Ti voglio nel pieno delle energie per l'allenamento di domani. L'Excalibur di Edgar è una tecnica davvero eccezionale. Mi bruciano le mani al solo pensiero. E non c'è solo Edgar. Paolo, Thiago sono tutti giocatori di alto livello. Affronteremo i migliori calciatori del mondo. Credo di capire cosa volesse dire quell'uomo col berretto rosso. Se mi basassi unicamente sugli insegnamenti del nonno, non potrei mai vincere l'FFI. Devo creare le mie tecniche speciali. E lo farò. A partire da adesso non mi limiterò più a imitare il nonno. E escogiterò qualcosa di mio. Sì, Travis. Ah, Travis che ride. Oh, attenzione, attenzione. Il giorno seguente. Mm.
Buongiorno a tutti, siete pronti a dare il massimo in allenamento? Puoi scommetterci, se oggi non completo la mia nuova tecnica non mi chiamo più Austin Hobbs. Sul serio? La mia nuova tecnica? Molto bene, si tratta di una tecnica di tiro com'è? Preferisco che rimanga un segreto, lo scoprirai presto. Ma faremo sempre il solito allenamento che facciamo in Giappone? Sembra un po' uno spreco. Sì, ci deve essere una specie di allenamento super intensivo di livello mondiale che possiamo provare. Proprio come avevo previsto. Forse vi interessa sapere che qui a Liyokot c'è uno speciale centro di allenamento sotterraneo. Il completamento degli allenamenti in questo centro può aiutarvi a migliorare sensibilmente le vostre abilità. Cosa? Se già ne era a conoscenza, perché non ci hai detto niente invece di stare imparato lì a fare inutili previsioni, quattro occhi? Wow, un centro di allenamento speciale, eh? Scommetto che mi sarebbe di grande aiuto per lavorare sulla mia nuova tecnica. Una nuova tecnica? Di già? Il centro di allenamento si trova nell'area giapponese, proprio a est, proprio a ovest di qui. Che dite se andiamo a dare un'occhiata? Certo, è proprio questo che volevo fare prima di concludere l'episodio. Andare a vedere questo centro di allenamento intensivo. Ehi, non si passa qui. Benvenuto al centro di allenamento dell'Inazuma Japan. Ogni squadra ha il suo centro di allenamento. E questo è il nostro. Per favore, non cercate di usare i centri delle altre squadre. Non vi sarà possibile. Sì. Caspita. Chissà che tipo di allenamento ci aspetta qui dentro. Sono sicuro che saremo in grado di superare qualsiasi prova. Forza, entriamo! Prova il nuovo centro di allenamento. La cosa buona è che la prima volta che lo facciamo è corto. La prima volta, le prime volte. Man mano che la squadra aumenta di livello e sarà sempre più difficile. Io direi di farlo il prima possibile, tante volte prima di andare avanti. Non si sale di molto, certo, più la squadra è di livello alto, più aumentano i parametri, però è anche più lunga la strada da fare. Ci siamo, buona fortuna! Aumento l'attacco e il fisico per iniziare, proprio quello che ci vuole per la squadra, per fare quasi sempre gol sicuro. Iniziamo con la barretta. Ah, questa musichetta quanto mi è mancata! Questa è bella. Una cosa piuttosto veloce. E oggetti, ricarico i personaggi. Attenzione, tutti quanti atleti sono questi. Giochiamo allora. Voglio provare una nuova tattica. Avanzare con Nathan. Guarda lì. Turbine supremo. Ah, che bella. Quando la impara nell'anime è divertente. Perché nell'anime diciamo che la impara guardando una busta che flutta. Una busta che fluttua nel vento. Imparano mosse così a caso. Ma diciamo che l'anime tante volte surclassa il gioco. Ma altre volte no. Ah, qua dura di meno le partite. Eh beh, sì, in effetti è giusto. Perché 30 minuti di partita, i due tempi, insomma, è troppo. È inutile. Beh, è finita. Dopo questa tecnica il tempo a disposizione è scaduto. Beh, ottimo, ottimo. Anche un gol. Va bene. Iniziamo leggero, leggero. I livelli, insomma, non è aumentato nulla perché, beh, contro una squadra del genere, facendo poche partite. Allora, attacco 25. Insomma, attacco stiamo messi bene. Sì, ottimo. Axel è fortissimo in attacco. Fisico anche. Sta messo benissimo. Iu, questo sì che era un vero allenamento. Si vede che stiamo partecipando a una competizione mondiale. Bravi ragazzi. Che dite se torniamo fuori ora? Che c'è fuori? Che è successo? Oh, ancora lui. Bene, bene. Chi l'avrebbe mai detto che ti avrei trovato qui? Dove volevi trovarmi? Ancora lei. Allora, hai pensato a come sviluppare uno stile di gioco personale? Può darsi, ecco, vede. A quanto pare il capitano dei cavalieri della regina ti ha dato una bella lezione, eh? Proprio così. Ed è stato lei a farmi capire che mi serve qualcosa di veramente speciale per fermarlo. Una tecnica di mia invenzione. Una tecnica di tua invenzione, dici? Beh, se hai capito questo vuol dire che sei già sulla buona strada.
Ma ricorda, se non riesci a fermarla, forse significa che non devi farlo. Cosa? Oh, niente, niente. Sono solo gli sproloqui di un povero vecchietto, non farci caso. Un momento, che cosa significa quella frase? Mark, che stai facendo? Dai, sbrigati, tutti quanti sono già tornati negli alloggi. Va bene. Mark inizia a capire. Quell'uomo... mi sembra di conoscerlo già. Mark inizia a capire comunque sia, non è uno stupido. Però io no, io torno ancora ad allenarmi, voglio potenziare un bel po' il mio gioco. Quindi Cooge, per questo video è tutto, nel prossimo affronteremo sicuramente i Cavalieri della Regina, li sconfiggeremo, però intanto noi ci alleniamo. Vi ricordo in descrizione come sempre link per Twitter e per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye!